Provocare. Allora, beh, no, vabbè, un po' di pazienza, dai, questi un paio di giorni sono. Senti, allora ti volevo dire che ha chiamato il Don e mi ha spiegato per sommi capi la situazione, ovviamente. Allora, lui mi dice, mettere gli occhiali. Allora, ciao Franco, ascolta, ti prospetto il da farsi. Si discuteva infatti sulla situazione. Allora, domani mattina io e il figliuolo verremo portati, no, dove sai, con rientro lunedì. Tu farai un esame alla spina dorsale, quindi per vedere la situazione della spina dorsale. Quindi se risulterà negativo, inizierai la immunoterapia. Mentre lui, il babbo, ti farà una biopsia approfondita. Dice anche, no, che qui al sud non ci sono macchinari all'avanguardia. Poi mi dice, ora ti devo salutare. Grazie Franco. E mi dice anche che vorrei solo capire se la immunoterapia la può fare a casa. E poi si firma babbo. Allora, praticamente, mo dopo questo viaggetto che vi dovete fare, vabbè, perché secondo me anche lui ha bisogno di fare degli esami più approfonditi. Per capire ovviamente più nel dettaglio cosa sta succedendo al suo organismo e quindi evidentemente in quel luogo dove andrete ci sono le varie, i vari macchinari giusti per poter fare questo. Quindi di conseguenza vediamo un po' cosa dicono sia per lui e soprattutto per te, insomma, vediamo qual è la situazione. Vabbè, tu non ti devi preoccupare perché comunque alla fine, dico sempre, no? Con tutte i salti e con tutte, con tutte le innovazioni tecnologiche e farmaceutiche, va, definiamola così, che ci sono, quindi sicuramente il problema verrà risolto. Ecco perché poi lui diceva che, vediamo chi è, che bisogna approfondire un po' questa cosa. Ah, Giuseppe. E allora, quindi vediamo un po' di che si tratta. Ecco perché alla fine, dopo mesi, 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 mesi e mesi, non siamo riusciti ancora ad acquisire quel livello di preparazione fisica tale da poter restare in piedi. Quindi c'è qualche anomalia, c'è qualcosa che non va e sicuramente andrà curata, andrà vista e andrà comunque risolta. Quindi dobbiamo essere ottimisti. Perché comunque sappiamo che ci sono delle tecnologie molto avanzate e sicuramente, voglio dire, le prenderanno in considerazione, perché no, anche farne uso di tutto questo, anche perché la medicina studia, va avanti, le tecnologie ci sono, le possibilità ci sono e quindi devi essere un po' ottimista, capito qua? Non ti preoccupare. Vedrai che andrà bene, stai tranquillo, sicuramente risolveremo il problema. Se ci sarà da fare prima l'immunoterapia e poi questo, se c'è da fare questo, insomma, dobbiamo capire qua. Se non capiamo, se non fa questi esami, questo medico, con questo macchinario, quanto ho capito, che comunque non ce li abbiamo qui giù nel sud, quindi dopo
dopo che avremo una risposta definitiva, sicuramente ci adopereremo e vedremo qual è il passo successivo da fare. Però è giusto, cuore mio, che comunque tu venga controllato in questa maniera, come dice il francese. Poi hai riscontrato che comunque è una persona molto preparata, molto affidabile, e vabbè, non ci si poteva aspettare diversamente dal babbo, insomma, perché comunque alla fine trova il meglio di quello che c'è. E quindi rendiamoci conto prima della situazione, è subito da farsi, però devi stare tranquillo e sereno, cuore mio. Veramente, stai tranquillo. Perché vedrai, io sono convinto che sicuramente qualche soluzione la troveremo. Capito? Beh, voilà, io non me ne vado sopra. C'ho una forma di allergia praticamente, mi è venuta, non lo so a che cazzo sono allergico adesso, perché non credo sia raffreddore, è più una forma allergica. Ogni tanto mi compare e poi scompare. Vabbè, pazienza, passerà. Ma già domani, secondo me, già è passato tutto. Vabbè. Beh, e se riesci, mangia. Speriamo che la febbre si sia abbassata. Speriamo che stai meglio. Speriamo che non hai mal di gola. Speriamo nel meglio di tutto. Va bene? E niente, ovviamente, non appena parti, fammi sapere. Fa buon viaggio e non ti preoccupare tanto. Paio di giorni e poi sei di nuovo qua. Ok? Almeno capiamo che cosa dobbiamo fare, se no alla fine stiamo sempre negli ospedali, stiamo sempre a lavorare, stiamo sempre a fare questo e i risultati che vorremmo non arrivano. Quindi capiamo veramente quello che dobbiamo fare. Ok? Un bacio, un cuore e una mano. Ah, beh, il babbo non fa niente, quello mio, fagli fare quello che deve, sicuramente, insomma. Non è che. Se ha deciso di venire anche lui lì è perché probabilmente hanno già organizzato, sapevano già che forse lui doveva andare anche lì per farsi determinati controlli più precisi. Va bene? Lo so che mo stai pensando, non è che me lo metto in ambulanza con me, no, cuore mio, perché comunque alla fine ognuno viaggia in ambulanza proprio. Va bene? Beh, ci sentiamo dopo. Un bacio, un cuore. E un abbraccio.